prima l'incontro con Salvini, poi a parte quello con Di Maio, quindi la salita al colle per un faccia a faccia con Mattarella. Il presidente del Consiglio Conte prova a riallacciare i fili dopo il voto europeo. Ripartire con chiarezza, scrive in una nota, ma la tela è cambiata. La convivenza tra il vincitore Salvini e lo sconfitto Di Maio diventa precaria. Il leader pentastellato subisce ora la pressione del crollo elettorale con richieste di dimissioni. In un accorato post, Di Maio si difende e mette la sua leadership al giudizio del voto sulla piattaforma Rousseau. Saranno i militanti a decidere domani il suo futuro online dalle 10 alle 20. Un modo anche per anticipare le richieste che verranno questa sera nell'incontro con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Luisa ha fatto un lavoro incredibile ed è giusto che continui a farlo, perché ha rappresentato come meglio non si poteva un progetto come quello del Movimento 5 Stelle. Quindi... No, nel senso che con tanti incarichi, quello più importante di capo politico di cui nessuno ha chiesto le dimissioni, secondo noi non è stato... il massimo dell'impegno, perché non è Superman. Le conseguenze delle scelte dei 5 Stelle avranno evidenti ripercussioni sul governo, e lo stesso Salvini a farlo presente se i grillini scelgono Di Battista e la fine del governo.